Benvenuti o bentornati sul mio canale e in un nuovo book tag. Sì, oggi riempiamo un po' e ci conosciamo anche un pochetto. Questo si chiama Must Read, l'ho preso dalla Stamberga d'Inchiostro e prima di iniziare con le domande mi presento. Se siete arrivati qui per puro algoritmo, io sono Sara Elliott. Questo è un canale culturale, di solito parlo di libri scientifici, anche normali, romanzi, classici e opera per lo più, ma io sono un'ignorantona, quindi stiamo studiando insieme l'opera, diciamo. Passiamo al book tag e la prima domanda è: in che modo solitamente scopri nuovi libri da leggere? Una volta andavo in libreria, ci passavo le ore, appena finivo in un centro commerciale andavo subito a cercare la libreria, anche nei supermercati, sì, ho un problema, ma ormai non si fa. Quindi, di solito andavo appunto in libreria, mi facevo ispirare dal momento, cercavo negli scaffali il mio autore preferito, i miei autori preferiti e cercavo lì qualcosa che non avevo ancora letto. Ormai mi faccio influenzare da internet. È una cosa che non mi piace molto perché ho preso un sacco di fregature, perché non tutti sono sinceri o comunque non è detto che le persone che mi diano consigli abbiano effettivamente i miei stessi gusti. Instagram anche ultimamente è una componente molto pressante e ci sono sempre anche lì dei pro e contro e poi anche il sito della Feltrinelli che però, mannaggina, da quando ordino online mi arrivano dei tomi giganteschi perché una volta andavo in libreria e mi dicevo: ehi, prendo una roba da 600 pagine oppure prendo una cosa da 200? Di solito 200 perché mi va di leggere più storie e non passare mesi su un unico libro, però ormai è andata. Seconda domanda: i premi letterari influenzano la tua wishlist? No, non mi interessa proprio niente. Niente, come non mi interessano le nuove uscite. Il premio Strega l'ho sempre ignorato perché di solito non mi attira minimamente quello che vince e neanche chi è in gara effettivamente, ma in generale non mi piacciono molto i libri appena usciti, quindi no. Terza domanda: ti senti in dovere di leggere libri considerati opere fondamentali della letteratura? Nì. Allora, prima tantissimo, ma più passa il tempo e più magari mi allontano da le mie abitudini scolastiche e il lavaggio del cervello che mi hanno fatto al liceo e quindi sempre meno, sempre meno. Probabilmente ci sono dei romanzi classici che aspetto che mi venga voglia di leggere adesso. Inizialmente li leggevo proprio perché mi sentivo in dovere di farlo, ora no. Poi, i libri che desideri leggere sono influenzati dal punteggio che hanno su Goodreads? No. Io Goodreads lo uso solo per mettere i miei aggiornamenti di lettura, per vedere quel bel numerino di numeri letti che sono oltre i 500. Perché mi piace vedere la percentuale di libro letto, solo per quello. Quindi io leggo solo cartaceo, quindi non ho quella cosa del Kobo che ti dice: ehi, sei alla tot percentuale. Mi piace andare su Goodreads, mettere il numero di pagine lette e quello mi dice: ehi, hai letto quasi il 50%. E quella cosa mi piace. Basta. Non uso Goodreads per nessun altro motivo. Guarda, forse quasi perché guardo i miei amici a che punto sono delle letture. Se volete seguirmi su Goodreads, lo trovate giù in descrizione. Quali sono, secondo te, alcuni dei libri più sottovalutati? Visto che nel blog parlavano proprio di intere categorie, io ho pensato di citare le graphic novel perché ce ne sono ormai di ogni genere e tipo, di ogni storia. Ultimamente l'ultima che ho finito è Cobane Calling. Io di solito non ne compro nessuna perché costano un boato, però è giusto che costino tanto visto che c'è un lavoro dietro sia grafico che di scrittura, costa tanto anche stamparli, quindi ci sta, però io non le compro quasi mai perché do la priorità ai libri, visto che sono considerati molto più importanti delle graphic novel. Quali libri hai comprato perché tutti ne parlavano positivamente? Ho comprato L'insostenibile leggerezza dell'essere e non potrei essere più grata a Instagram per questo. Vi assicuro che quella è una lettura da fare nella vita, non lo dico quasi di niente, vi assicuro che vi cambierà il modo di vedere le relazioni, apre la mente. Purtroppo gli altri suoi libri che sta leggendo non mi fanno questo stesso effetto, però quello è insostituibile. Per oggi abbiamo finito e vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, seguire altri contenuti, magari qui vi faccio uscire nuovi video da guardare e vi auguro buona lettura!